えていきたいわけです。どうも、いかがお過ごしでしょうか。今新しい動画の編集作業に取り込んでるんですけど、でもね、正直に言うと今回の動画は明らかに失敗です。理由が、私にも理由がわからないんですけど、でも誰にだってそういう日がありますよね。早い、動画を撮りましょうって、なんか真面目な気持ちで始めるんですけど、なんかいつの間にかミスが重なってきちゃって、なんかもうどうでもいいやっていう気持ちになってしまうよね。ということでね、二度と同じミスをしないように皆さんと一緒に、なんか土曜日の動画を見ながらちょっと反省したいと思います。では早速スタート。あ、ちなみにね、ちょっと髪の毛を切ったんですけど、何も見えない。まあどうでもいいや、スタート。Però così no? Tu non lo sai mai il suggerito rendendo. Lo so che stai rendendo, lo so. Guarda, direi che ti conosco ormai. Che sera c'è? Penso un po' del bello. No, stavo vedendo il fatto che sta quasi scaricando anche la batteria. Oh, ciao Davide, sei già tornato, sì. Ma chi lo voleva questo, effettivamente? Ci siamo visti oggi? Dopo? Beh, no, nemmeno tanto, un mesetto. Quanto è passata, Carmina? No, non è passato. Stai così gobbo perché hai rubato il posto. Io sto davvero scomodo. Ah, no. E ti hai dato un compito importante oggi. Cioè, perché a tradimento. A tradimento. A tradimento. C'è un po' di questo. Basta, mettiamoci a piedi. Allora. Buongiorno a tutti, riassumiamo. Buongiorno. Ricapitoliamo. Ci siamo rivisti dopo la scolpacciata di Supri e Pizza. E... cosa è cambiato nel frattempo? L'Italia ha un nuovo governo. Ma non è vero? Ebbene sì, ci sono tanti progetti in corso, sia nella nostra vita personale che insomma in quella di tutti, penso. Quindi è l'estate. Cosa a caso stai dicendo? Cosa facciamo oggi? Oggi facciamo che sono... ho deciso io, di mia sponte, di mia intera sponte, di andare alla Basilica di San Paolo. Bel posto, bel posto che ci ho visitato più volte. Questo è il mio show. Questo è il mio show. E allora, Basilica di San Paolo. Basilica di San Paolo. Ho scelto io. Hai scelto tu perché ho dato il compito a Simone, perché mi sono rotto le scatoline di organizzare ogni volta. Simone viene, mette la panza e la presenza e basta. Quindi ho detto organizza questa tu. Questa è stata la tua considerazione di me? No, ovviamente no. Però giustamente ho detto vediamo un po' se hai le doti per organizzare una puntata. Ce l'hai? Non lo so, poi se facciamo un giro per San Paolo? Non lo so. Sperando di non beccare i pugni a destra e manca. È già successo? Chissà. Succederà oggi. Vabbè dai, sono pronto a prendere un pugno. Allora andiamo. Andiamo a fare a botte. Più alta o più bassa, che dici? Molto più bassa. Perché adesso è molto alta. Perché non ci riesci secondo te a imparare il giapponese, Simone? Perché mi devi far piangere con una madonna? Alta barriera d'entrata. D'entry. D'entry. In inglese. Ma perché ci sono tante cose che hanno tante barriere d'entrata? Sì. Pure studiare il francese, però hai studiato il francese? Sì. Però il problema è, anzi avrei dovuto rispondere oui. Hai perso questa occasione. Cazzo. Ma fa caldo. Cioè, che diciamo. È un discorso. Lo diciamo che fa caldo, perché fa caldo. Cioè, nel senso, tu come ti regoli queste cose? Perché io sudo malissimo. Ah, tu sudi male e io ti sono molto vicino in questo. Cos'è? Cos'è? Tu riesci a capire prima che arrivi il proprietario di questo immobile? No. E ci sprani? Quanto sei carino? Carino? Sì. Ci sono tra l'occhio? Sì! Sabra! Thank you.
Smile. Oh, double! Yes! Wow! Vedi che poi veramente. Abbiamo visto la tanta famosa convergenza delle mete. Raccontami una storia felice. No, Dio santo! È tornato! Vicinamente è bello, però non so. È proprio action. In mezzo alla strada? Esatto. E la chitarra di mezzo. Via, via, via! È stato divertente trovare i posti qua, fare queste piccole avventure qua che è un po'. Un toller! Non lo porti in giro! Non si vede niente! Poi, vabbè, io mangio perché comunque già sta sciogliendo, oddio! Non si scioglie per niente, questo è il yogurt normale. No, infatti, un cazzo. Non mi si vede? No, perché non ti sei messo seduto, secondo me. Io non so mangiare cose, per pasta. Più o meno perché. Problemi tecnici. Ecco perché preferisco il pacchetto. Per me, che sono veramente, cioè, un disastro a mangiare cose, anche perché, come si può notare, io ho convertito da cono, sono questa coppetta. Perché? No, perché mi sento sentire, perché sono stupido come devo stare là, il cappa, casini, invece coppetta, questa, bam, bam, bam. Io non ho ancora fame. Abbiamo finito? Sì! Ma perché? Ma perché questo uomo mi lascia sentire solo? Vai tu, fai qualche cosa strana, tipo quei piccioni, non lo so. Cosa devo fare? Dai, mi sorprende, perché ti devo dire tutto io? Ma non c'hai... mi puoi dire, fai qualche cosa strana con i piccioni. Ho visto una piuma, ma non so se raccoglie. Che schifo, che bimbo zozzo. No, è troppo schifo. Ma ci vediamo presto, comunque. Cioè, io ho un altro esame settimana prossima. Vabbè, voglio che ci vediamo presto. Ho un altro esame a luglio. Settimana prossima comunque non ci sono. Ripeti un po'. Sì, scusa. Noi adesso stiamo girando in questo angolo sperduto. Giusta conclusione di una puntata un po' sottotono, perché effettivamente lo yogurt non ci ha conquistato. Mi dispiace averti risuscitato dopo tanto tempo per una puntata così triste, ma l'hai organizzata tu. E quindi la colpa è teoricamente. La prossima volta dammi almeno tre giorni. Tre giorni, manco. Boh, non lo so. Congresso internazionale. Io pure la meta San Paolo è stata uscita così un po' dal cappello perché non sapevo dove cavolo andare. Noi dobbiamo fare una volta. Dobbiamo. Andiamo e se mangiamo un'anguria. È vero. Spacchiamo l'anguria. Spacchiamo l'anguria e ce la mangiamo tutta. Dai, vai, ma che bravo Simone. Perché dice queste cose e non me lo boh, così se che viene per sé. Che bravo. Perché lo schiaffi? È tanto bello. Perché lo schiaffi? Esatto. No. Basta. Basta. Ci vediamo e insomma, come al solito, classiche cose. Oggi è andata così. E possiamo andare a meglio. Sempre. Ci mettiamo tutti il cuore. Il coccolo. Il coccolo. E andiamo, dai. Ciao. Arrivederci.